Buongiorno ragazzi e ragazze, sto andando da Goran a farmi i capelli. Ecco perché ho questa pettinatura, se non investo la gente. Ecco perché ho questa pettinatura. Oggi ho messo il rossetto rosso, dopo tanto tempo che non lo mettevo. Sono contenta, è una bellissima giornata. Guardate che splendido cielo azzurro. Non c'è una nuvola. E lì c'è la pista di pattinaggio, che forse è meglio sorvolare la figura dell'altro giorno. Comunque vi faccio vedere il mio outfit. Oggi ho questa maglia che ho preso stavolta non da ASOS ma da H&M, il cappotto Stella McCartney, i jeans invece da ASOS, questi sono di ASOS, le scarpe sono le scarpe da ginnastica di Gucci e poi la mia, non vedo niente, la mia borsetta Valentino. E ci siamo. Eccoci. Ciao. Ciao. Eccoci pronta. Adesso facciamo uno shampoo. E facciamo il tonalizzante dopo? Sì. Ok, quindi shampoo e tonalizzante per togliere un po' il giallo e farli un pochino più freddi. Abbiamo parlato con Goran e Franzè di non fare solo tonalizzante, ma faremo un po' di schiariture qua dietro per togliere il giallo e un po' invece di scuriremo qua davanti per un effetto un pochino più naturale, anche perché non mi dispiace avere un po' di base del mio colore che è appunto già biondo, però è un biondo scuro. C'è un sacco di brufolo, Dio, lo devo coprire. Comunque, intanto mi avete scritto, quando tiro indietro i capelli si vedono i miei baby capelli piccolini qua davanti e tante di voi mi hanno scritto: oddio, ma i capelli spezzati. In realtà, se vi ricordate, quando ho avuto la mononucleosi, cos'era, a settembre, poco dopo il nostro matrimonio, sono stata tanto male e ho perso un sacco di capelli in quel periodo. Poi ho iniziato a prendere un sacco di vitamine per i capelli e questi li abbiamo anche analizzati adesso e guardati da vicino eccetera, e questi sono piccoli capelli che stanno ricrescendo nei punti in cui li avevo persi. E non so se ve ne avevo parlato in un video, ma credo di sì, avevo perso veramente tanti capelli, ma purtroppo quando c'è qualcosa che ti tocca il fegato e stai, perché la mononucleosi va purtroppo a peggiorarti il fegato eccetera, quindi avevo il fegato ingrossato eccetera in quel periodo, ho perso davvero tanti capelli che mi sono proprio preoccupata. Dopodiché ho iniziato a prendere subito le vitamine e questi finalmente sono piccoli capelli che stanno ricrescendo dove li avevo persi, sono in un po' ovunque, quindi non vi preoccupate che non sono spezzati, vi preoccupate sempre per me. Sono molto molto curiosa di vedere il risultato. In realtà non mi dispiace il colore così com'è, però li ho sempre fatti freddi e quindi voglio assolutamente togliere tutto l'effetto caldo, un po' più giallo, un po' più sì, caldo che ho adesso, quindi stay tuned e vedremo il risultato. Infatti sia schiariture che scuriture, si dirà così, non si sa. Comunque adesso li sciacquiamo. Finito da Goran, devo correre a casa perché tra mezz'ora ho un'intervista radiofonica e spero di fare in tempo ad arrivare a casa in mezz'ora. Amo sia la piega che mi hanno fatto, che vabbè è bellissima, ma soprattutto il colore. Sono troppo contenta perché sono tornati freddi, quindi un colore non più caldo, non più giallo, ma appunto, e abbiamo fatto la riga al centro, che mi sembra così strano, però non mi dispiace. Voi che cosa ne pensate? Sto meglio con la riga di lato o al centro? Boh, per adesso la tengo così, poi vediamo. Ovviamente quando li lavo io, cioè, il volume sparirà, però adoro, fantastici, colore stupendo. E adesso corriamo a casa per fare l'intervista. E sono tornata a casuccia, ho già fatto l'intervista che è andata molto bene, spero almeno, se mi avete sentito la radio, ne ho parlato solo su stories, ma penso sia andata molto bene, è stata molto piacevole. E adesso mi metto al computer perché ho un sacco di email
a cui rispondere, quindi è veramente, cioè ero dal parrucchiere, vedevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, quindi sono a 20 adesso, quindi mi metto a rispondere alle mail e ci vorrà un bel po'. Quando vi dico che il mio lavoro è molto vario, è anche questo, perché un po' email, un po' poi hai l'intervista, un po' tanto montaggio, un po' si filma, quindi oggi appunto prevalentemente sono email, poi stasera montaggio. E come al solito il mio assistente fedelissimo è qua, sempre appiccicato a me. E mentre rispondo alle mail, lui deve essere sempre qua. Fa ciao, Garudever. Ciao, Garudever. In questo video non hai detto ciao. Guarda che pancia che c'ha. Oh, sì, il mio gattino tutto bianco. Sì, ciuccio. Ciuccio bianco. Un poco poco arancione. Ciuccio bianco. Sei un mostriccio, sei tipo un gremlins. Un gremlin. E che rudemer, ishi. Patatone. Ciao patatone. Ci smanico. Cosa vuol dire? Patatone. Cosa ti hanno regalato Valentina e Max per Natale che sono arrivati e ti hanno portato la borsettina? Mi ha regalato due Sì. Galak. E sei contento? Molto, Cioè, molto. pensate come li conosco, come lo conoscono i nostri amici, perché a me regalano una piantina di quadrifoglio, no? Lucky Girl di quadrifogli. A Tomas due tavolette di Galak. Ve le faccio anche vedere. Perché devo dire che sono molto fiera di te, perché non le hai mangiate ancora. Non le hai mangiate. Magari ti sei dimenticato che c'erano e adesso finiranno in 2 secondi, ma non sto scherzando, non sto scherzando. Due Galak. Rendiamoci conto, rendiamoci conto. Una per me, Tu hai le tue non so cosa. Le la piantina di quadrifoglio? piantine di quadrifoglio. Ah, e basta, dici. Arrangiati. Rimane per sempre. E le Galak non rimangono No, per sempre. rimangono un minuto. Ok, interessante. Altra cosa, in realtà volevo farvi vedere. Mi sono arrivate, mi è arrivato questo super pacco dalle My Jolie Candle. Guardate che carino che è questo pacchetto qui. Come al solito c'è Garudever. Beh, se Tomas non fa battute sconce, forse ce la possiamo fare. Allora, vediamo un po' che cosa c'è, perché non l'ho aperto, non l'ho aperto e mi è arrivato dalla My Jolie Candle, l'ho messo subito sotto l'albero perché sono molto molto belli questi pacchetti. Anche aprirli è bello. Wow! Oh là là, loro ci sono. Ah, c'è una scatola di fiammiferi, ovviamente per accendere le candele. Che buon profumo, Make a Wish. Questo pacchetto ha un profumo buonissimo e c'è questa candela che è la Fleur de Cerisier. Io non so pronunciarlo il francese, ma penso sia fiore di ciliegio. Correggetemi se sbaglio. Ed ha un profumo. Ha un profumo pazzesco. È la candela, appunto, con tutti i fiori di ciliegio. Che bella, wow, mamma mia, questo profumo mi fa impazzire. Vediamo che cos'altro mi hanno spedito. Allora c'è quest'altra, wow, Gold Edition, queste non le avevo viste. Wow, questa è la Gold Edition ed è credo come packaging la mia preferita, sicuramente la mia preferita, è troppo, troppo bella, tutta dorata, così luccicante, è stupenda anche per arredare casa e ha un profumo dolce, anche a Denver piace. Ha questo profumo dolce ma non troppo elegante, che è pazzesco. No, sicuramente la mia preferita, è troppo bella questa, non vedo l'ora di accenderla. E poi all'interno ci sono due cose super super utili se siete amanti delle candele profumate, perché allora questo in realtà non so che cosa sia, questo credo sia per spegnerle, giusto? Perché effettivamente è molto utile per andare a spegnerle in modo che poi non ci sia quella classica puzza di candela. Alcune me l'avete anche chiesto come faccio a spegnerle. Solitamente bagnando le dita si evita che continui ad uscire quella specie di fumo che poi puzza, e quindi c'è questo per spegnerle che è super utile. Poi questo è bellissimo, molto glam. C'è anche il logo My Jolie Candle. E invece questo non so che cosa sia. E poi ci sono queste forbici che io credo servano
a tagliare lo stoppino se c'è bisogno, giusto? Cioè, è l'unica cosa che ha un senso. No, boh, non lo so. Se tu l'hai già bruciata bene, praticamente tagli sopra, è nuova. Sono andata a documentarmi ed effettivamente avevi ragione, avevamo ragione, perché questo è il taglia lo stoppino delle candele praticamente, quindi è molto molto utile. Comunque sono più che altro entusiasta per questo e ovviamente per entrambe le candele, perché chissà che cosa c'è all'interno, perché ve l'ho già spiegato, ma magari molte che mi seguono in questo video non lo sanno. Allora vi faccio vedere anche qui, praticamente si accende la candela. E poi ad un certo punto nella candela compare questo pacchettino molto interessante all'interno, e poi con delle pinzette, comunque stando attenti a non bruciarvi, si estrae questo pacchettino e all'interno c'è un gioiello, e sono tutti quanti gioielli con cristalli Swarovski certificati e sono tutti bellissimi, molto molto delicati. Allora qui ci sarà dovrebbe essere un ciondolo per la collana, e qui invece nell'altra candela c'è un bracciale. Che figata, sono super super contenta per questo splendido regalo da My Jolie Candle, che voglio reimpacchettare e mettere sotto l'albero, perché sono troppo carine queste cosine, il pacchettino mi piace troppo, voglio aprire tutto Natale e sono curiosa di vedere quali gioielli con cristalli Swarovski troverò all'interno, e penso che la prima che brucerò sarà questa dorata, perché è troppo bella. È quasi un peccato bruciarla, tanto è bella, ma voglio troppo vedere che gioiello trovo all'interno, che cosa ci trovo. E adesso rimpacchettiamo e rimettiamolo sotto l'albero, perché ci stava troppo troppo bene secondo me sotto l'albero. In realtà stavo vedendo adesso sul sito e vedo che questo pacchetto dovrebbe avere soltanto la candela, una candela, i due accessori e i fiammiferi. Io invece ho trovato anche questa candela, che però secondo me è stata un'aggiunta dell'azienda, visto che ci collaboro. Credo che appunto il pacchetto sia questo, così come lo vedete. Ed è meraviglioso, questa candela è troppo bella, credo sia la candela più bella. Quindi adesso lo richiuderemo, anzi ci metteremo anche questa, richiuderemo e metteremo tutto sotto l'albero. Stasera per cena abbiamo deciso di fare questi qua di Giovanni Rana, che ieri siamo andati finalmente a fare la spesa. Questi sono i cappelletti con prosciutto crudo, e da notare, incredibile ma vero, abbiamo il frigo pieno, non ci credete, nemmeno io. Comunque questo invece è il regalo che abbiamo ricevuto oggi dalla mamma di Tomas, ed è, come si chiamano, sono quelli, è praticamente una bistecchiera, dai, una griglia, e si usano per un sacco di cose. Si può fare la verdura alla griglia, la carne alla griglia, il pesce alla griglia ovviamente, oppure anche i panini, i toast, ed è fantastica, fantastica. È stata in realtà una nostra richiesta, perché ci aveva chiesto che cosa ci serviva in cucina eccetera, e questa proprio ci serviva ed è una figata. C'è anche il vassoietto per cucinare le verdure eccetera da mettere appunto qua. Ma adesso invece prepareremo i nostri tortellini, invece sono cappelletti. Ok, l'ho sistemato qua, che cosa ne dite? Perché è vicino alla presa di corrente e secondo me ci sta bene, molto pratico, ho intenzione di usarlo tantissimo. Alla fin fine sono le 8 praticamente, oddio, devo ancora imparare a vedermi con la riga in mezzo, non so se la tengo così oppure no, vedremo. Comunque ho finito di mandare tutte le email eccetera eccetera adesso che sono le 8, quindi non so se è stato molto produttivo questo vlog, perché oltre ad andare da Goran appunto oggi ho avuto un sacco di lavoro al computer tra conference call e tante email, ma è il periodo prima delle vacanze di Natale, quindi praticamente tutti mi scrivono in questo periodo per metterci d'accordo sulle ultime collaborazioni appunto prima della fine dell'anno, quindi è un periodo particolarmente impegnativo, ma a me piace un sacco quello che faccio, quindi sono contenta. Allora, sono anche contenta perché in realtà oggi non ho pranzato, non ho fatto colazione, non ho mangiato niente da stamattina. Lo so che non è sano e non dovrei farlo, però oggi proprio non sono riuscita, cioè, a fermarmi un attimo per mettermi a preparare qualcosa, per mangiare qualcosa, quindi non vedo l'ora che sia pronta la cena, e questi vedo che si fanno anche in un minuto, quindi ottimo, e non so se basteranno. Vabbè che qui c'è scritto 3-4 porzioni, però diciamoci la verità, quando c'è scritto 3-4 porzioni in realtà sono 2/3, vero? Cioè almeno noi abbiamo questa sensazione, quindi sono pronti molto velocemente. E poi non so se fare ancora qualcosa
di secondo, magari vedremo dopo. Abbiamo le carote e anche un po' di carne che potremmo fare. Ah, e poi volevo farvi vedere, abbiamo preso le Kinder fettellate, ma siccome noi facciamo la spesa in un supermercato austriaco, le chiamano Milchschnitte, però sono sempre loro le Kinder fettellate, quindi ok. Prepariamo la tavola, i piatti. In realtà oggi, sì, oggi ho mangiato il cioccolatino, non ve l'ho fatto vedere, mannaggia. Comunque oggi c'era la casella 19 ed abbiamo trovato, non so se questo sia un signore oppure è proprio Babbo Natale, non mi sembra Babbo Natale, comunque diciamo che è un signore, un folletto. Comunque, adesso prepariamo la tavola, abbiamo già messo i piatti, ci mancano le forchette. Voilà. La Tomas la mettiamo sulla parte sinistra perché lui è mancino, così, e adesso ci manca, ok, questo coso che non so come si chiama per proteggere il tavolo, la tovaglia dalla pentola bollente, poi un bicchiere anche per Tomas, ovviamente. Ok, per me ovviamente c'è la Coca Zero. Come sapete io bevo acqua tutto il giorno, ma la sera o comunque a pranzo un bicchiere, la sera anche un bicchiere, bevo la mitica Coca Zero. E ok, niente, direi che siamo pronti. Vediamo un po' com'è l'acqua, se bolle oppure no. Sì, bolle. Lanciamo i cappelletti, chiamarli tortellini, i cappelletti. Ok, non so con cosa condirli, ma penso che ci metterò solo un filo d'olio d'oliva, questo tra l'altro di casa è molto buono. C'è scritto che sono pronti in un minuto, io non so se sono pronti oppure no. Mescoliamo un po', non vorrei mangiarli crudi. E poi ci metteremo anche un po' di parmigiano, perché no? Dov'è? Dovrebbe essercene uno già aperto, ma abbiamo preso talmente tanta roba che non vedo più che cosa c'è. Che bello avere il frigo così pieno, mi sembra impossibile. Che cosa c'è? Ah, eccolo qua il parmigiano. Ne abbiamo due in realtà da finire. Oh, sta uscendo tutta l'acqua lì. Abbassiamo un po' il fuoco. Secondo me sono pronti, sono rimasti dentro più di un minuto a dire il vero. Scoliamo. Ok, io Giovanni Rana ti voglio molto bene, ma come puoi dirmi che queste sono 4-5 porzioni? Cioè, sono due abbondanti. Vabbè. Pupetto! Papà! Pupetto! A Tomas fa malissimo il ginocchio, quindi arriva piano piano. Vieni, pupetto. Ci metto in carica sta roba. Ok, pupetto. Bu bu bu. Rompiamo le balle a Tomas di nuovo, versione 2. Bu 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 bu. Niente. Non c'è reazione, lo so. La cenetta è pronta? Sono buoni? Buonissimo. Sì, davvero? Sì, buoni. Oh, li prenderemo ancora. Sono buoni. Non è la pubblicità Giovanni Rana, ci tengo a specificarlo. Però scusa, 4-5 porzioni? Cioè, due. Beh, comunque ci abbiamo messo il parmigiano e hanno un buon profumino. Buon appetito, pupetto. Buon appetito. A Tomas ho preparato anche l'insalata, che in realtà questa è la valeriana che gli piace, con le mini mozzarelline che sono le tue preferite, vero? Sì. Le mozzarelline e i pomodorini. I fanatecchi. Dopo cena, pupetto va alla ricerca di qualcosa di dolce. Allora c'è la Milka. C'è la Milka, quella strabuona. Il lilla che invoglia. Il lilla che invoglia, oddio, è vero! Il lilla che invoglia era, mamma mia, invoglia. Che roba, non mi ricordavo sta roba. Il lilla che invoglia. Il lilla che invoglia, cosa abbiamo preso? Abbiamo preso Sciocco e Kex. Cioè, Kex sarebbero i biscotti e Sciocco, ovviamente, cioccolata. Sciocco e Kex. Cioccolata. Perché anche questa è austriaca. Allora? Allora vada per questa? Milka, il lilla che invoglia. Tring! Compra Milka! Oggi è soli 2,99 euro. Cosa facciamo? Mangiamo questa? Sì. Ok.
Direi di sì. Basta, chiudiamo. Se no poi c'erano anche questi. Se no, sono anche questi biscotti qua. Questi sono quelli bianchi. Ah, questi sono quelli bianchi, sì. Anche buoni. Comincio con la Milka. Ah, cominci con la Milka? Sì. Ok. Hai tutto il segno del rossetto rosso. Mi baci in maniera sbagliata. Per quello è il rossetto rosso. In che senso in maniera sbagliata? E vabbè. Fasettone. Dai, andiamo sul divano. Andiamo a mangiare. Hola. Stiamo guardando il film, un film con Sarah Jessica Parker. Chi sta proprio a Calunga? Comunque io ero un altro congresso sugli effetti della rivendicazione e avevo un appuntamento alla penisola. Chi attraversava la O e chi ti vedo? Bene sì, Rachel Grant. Oh! Io vado le proposte di sovvenzione agli artisti. Alla Fondazione Rockefeller. Oh sì, ben fai il montaggio dei documentari. Sì. Il film è finito. Molto molto carino, ma io l'avevo già visto, invece Tomas no, gli è piaciuto, a parte il pezzo in cui si è addormentato, però è stato molto carino come film, non mi ricordo come si chiami, però è quello con Sarah Jessica Parker in cui praticamente lei poi si innamora del fratello del suo fidanzato, di quello che doveva essere il suo fidanzato, e lui si innamora della sorella di Sarah Jessica Parker, quindi carino, un po' particolare come film, però carino, insomma, comunque abbastanza comico. E niente, adesso devo staccare l'albero di Natale, che tra l'altro in tantissimi mi avete chiesto come faccio con i gatti, perché i vostri gatti distruggono l'albero e io non so come mai, ma i miei gatti devono essere atipici, perché loro, cioè l'albero non se lo filano proprio, non gliene frega niente dell'albero, loro piace il loro grattino che è là, dormono là, giocano là, oppure corrono per la casa. Denver corre per la casa come un pazzo negli ultimi giorni, però non lo so, cioè l'albero non se lo filano, cioè ovviamente adesso comincerà, no, però veramente non se lo filano, non ci sono mai saliti sopra, mai distrutto niente, né una decorazione, un gingillo, niente, quindi adesso sì, siamo veramente molto fortunati per questo, spero che continui così, perché l'albero è stupendo, stupendo, stupendo. Guardate quante cosine già abbiamo. Ullala, ullala. Molte già sapete di che cosa si tratta, perché sono i pacchetti regalo L'Occitane, e poi c'è il mio calendario dell'avvento. No, ma oggi l'abbiamo aperto il rossetto del calendario dell'avvento. Mi sa di no, ragazzi. Mi sa di no. Oggi dobbiamo aprire la casella. No, aspettate un attimo, devo aprire la 18 e la 19. Ma cioè, non si può mica restare indietro, ragazzi. Allora, vediamo che cosa c'è nella 18. Wow, è un liquid suede di questo bellissimo grigio scuro. Io amo questi colori, ma non mi stanno tanto bene. Forse se mai sarò abbronzata, non lo so. E poi vediamo la 19. Che cosa c'è nella 19? Ta-tara, ta-tara, solita musichetta. Ta-tara, ta-tara. Soft matte lip cream. Questo invece è un bellissimo color rosso scuro. È quasi un color vinaccia, direi. Cosa ne dite? Sì. Wow. Soft matte lip cream. Molto bello questo colore. Anche molto festivo, secondo me. Ok. E adesso ci mancano soltanto... Mamma mia, 6 giorni a Natale, non ci posso credere, che bello, che bello. Truccaggio time, se accendo la luce, chissà se vi dà tanto fastidio, perché se accende la ventola, però almeno mi riesco a vedere meglio nello specchio. Quindi, struccaggio time, finalmente tolgo il trucco, non ho mai, mai voglia di struccarmi a fine giornata, però mi dà la sensazione di pelle che respira quando mi sono struccata, quindi alla fine poi sono sempre contenta. E poi la routine... La skin care è molto molto importante, sia lo struccaggio che poi l'idratazione. E una cosa che volevo menzionare è che ultimamente vedo un sacco di persone che magari mi seguono da poco, eccetera, che mi chiedono che lavoro faccio, e sono sicura che il 90% di voi lo saprà, ma il mio lavoro è fare la youtuber, non so nemmeno io mai come dire, perché ci sono talmente tanti termini, quindi l'influencer, la youtuber, la blogger, la vlogger, la web celebrity, cioè veramente ho sentito tutti i termini del mondo possibili e immaginabili, però sì, sostanzialmente sono una web influencer, quindi YouTube, i social sono il mio lavoro a tempo pieno. Molto di questo, molto lavoro, voi lo vedete perché viene fatto nei video eccetera, ma c'è anche tanto lavoro nel post produzione, quindi
intendo il montaggio dei video, le fotografie su Instagram, calcolate che prima di metterle online io modifico saturazione, insomma ci sono un sacco di modifiche che vanno fatte sulle foto, ma soprattutto i video, perché hanno bisogno di un lungo periodo di montaggio. Ci sono molte ore. Per dirvi, la morning routine l'ho montata, ci ho messo tutta la notte, ho finito alle 6 di mattina l'ultima morning routine, per farvi capire. Quindi sì, YouTube e i social in generale sono il mio lavoro a tempo pieno. Ebbene sì, molto spesso mi viene da ridere perché ci sono dei commenti che mi dicono vai a lavorare, però questo è il mio lavoro, cioè che a queste persone piaccia o no, YouTube e appunto i social sono il mio lavoro a tempo pieno. Sono molto fortunata perché ho trasformato una passione in lavoro, quindi io non potrei essere più felice, però mi viene da ridere quando mi dicono vai a lavorare, cercati un lavoro vero, e è un lavoro vero, altrimenti cortesemente potete scrivere all'agenzia delle entrate dicendo che il mio non è un lavoro, così non pago le tasse. Grazie mille, non sto scherzando. Comunque, questo volevo rispondere, no, perché ultimamente davvero me lo chiedete in tanti, ma che cosa fai, che lavoro fai, eccetera, che orari hai, eccetera, e quindi volevo solo rispondere a questo. Adesso finisco di struccarmi, i prodotti che utilizzo sono più o meno sempre gli stessi, ultimamente mi stanno uscendo diversi brufoli, quindi devo stare attenta all'alimentazione, perché ho notato che appena mangio un po' di zucchero in più, trac, te 5 brufoli, quindi devo stare molto attenta e bere più acqua, perché ultimamente ho sempre bevuto sui 2 litri di acqua al giorno, ultimamente sono sul litro e mezzo, quindi devo appunto cominciare a bere un po' più di acqua e ridurre gli zuccheri, perché altrimenti veramente queste vacanze di Natale saranno, cioè, brufoli a tutta le. Comunque questo è quanto, ragazzi e ragazze, io adesso finisco di struccarmi, dopodiché in realtà non vado a dormire ma vado a montare questo video, così domani sarà online e domani invece ne filmo già un altro. Voglio sapere se avete richieste per i prossimi video, scrivetemi assolutamente tutto nei commenti. Vi anticipo che ho deciso di continuare a fare 5 video a settimana, cioè dal lunedì al venerdì, ogni giorno, anche dopo Natale. Spero che siate contenti, perché è molto impegnativo per me, ma siccome sono riuscita a farlo praticamente fino a Natale, dai, mancano 6 giorni, sono riuscita, vorrei continuare a farlo, quindi fatemi sapere se siete contenti. Ovviamente si tratta sempre di un mix tra vlog, video sul make up, video haul, eccetera eccetera. Fatemi sapere, davvero spero siate contenti, perché appunto è impegnativo, ma ho visto che siete talmente contenti, che sono così attiva, e io sono contenta perché leggo un sacco di vostri commenti, vi scrivete in tantissimi, quindi mi fa davvero piacere. Mia community, la mia family, sono proprio contenta di far parte di una community così bella come la nostra. Non so se tutta YouTube sia una community così positiva, ma il rapporto che io ho con voi, i vostri commenti, il nostro interagire così, mi fa essere molto proud, molto fiera. Quindi bacio grandissimo, ragazzi, buonanotte. Voi vedrete questo video mercoledì, sì, perché domani è mercoledì, e noi ci vediamo domani giovedì con un nuovo video. Bacio grandissimo, ciao. Io ho già l'apparecchio, per questo che sto parlando strano. Anche Tomas voleva darmi la buonanotte. Buonanotte e notte misca. Buonanotte.